mi vedete già vestita perché stamattina devo uscire per andare a fare delle commissioni. Vi faccio vedere come sono vestita. Allora, vabbè, ho messo questi orecchini con la stella che vi feci vedere già in un video. Poi ho messo questo maglioncino con le valse di Po. Sotto, vabbè, ho una magliettina di Shein. Dei pantaloni di Zara, così classici. Adesso ci farò il risvolto e poi vado a mettere, penso, le Stan Smith, anche se non sono molto convinta perché purtroppo qua fuori piove un po', quindi ho paura di sporcare. Adesso ragiono, metto magari le Saucony, adesso vedo. Comunque devo andare a fare delle commissioni, tra cui devo andare in banca, poi devo andare un attimino in centro commerciale a prendere due cose. E oggi appunto mi terrete compagnia, anche perché poi, essendo mercoledì, devo pulire un po' tutta casa, quindi magari puliremo insieme. Il più grosso l'ho già fatto, però mi mancano comunque pavimenti e alcune cose da fare, insomma. Quindi noi ci vediamo dopo, ciao! Eccomi qua ragazze, buongiorno, vi ho lasciato che era mattina, adesso sono le 3:30. E volevo farvi vedere cosa ho preso da DM. Come vi dicevo, stamattina sono andata a fare un po' di commissioni in banca, sono stata in ballo per un po' perché avevo un problema con un assegno, poi mi avevano detto che non serviva l'appuntamento, invece poi serviva, avevo un disagio così. Poi sono stata a mangiare al primo pranzo fuori dopo una vita e poi sono stata appunto al DM che mi servivano alcune cosine che adesso vi faccio vedere tutto. Allora, ho preso questa terra matte bronzing powder Sans Glow di Catrice Cosmetics, la colore 030 medium bronze, che è questa qui. Mi serviva una terra, io non spendo mai un granché perché coi trucchi non sono particolarmente esigente, quindi ho preso questa qua che ho già aperto, l'ho già provata prima, non riesco più a aprirla, comunque va bene. Poi ho preso questa crema corpo che appunto la mia era finita, di Balea al acqua di rose estratto di bacche di goji, 500 ml, dice ideale per pelli secchi, formula arricchita con olio di cocco per una pelle morbida, 24 ore di idratazione, l'ho già annusata e profuma tantissimo, in più ragazzi è costata davvero poco per essere 500 ml. Poi ho preso questo rullo di cera scuro perché io utilizzo sempre quelli abbastanza chiari, però poi non vedo appunto dove lascio la strisciata, quindi l'ho presa scura questa volta, così proviamo. Poi ho preso un contorno occhi, l'ho già tolto dalla scatolina, che sarebbe questa, di Balea Acqua Roll-On. Vediamo cosa dice, se dice qualcosa in italiano. No, dice che ha la provitamina B5, massaggiare al contorno occhi, crema in gel a base di acqua. Comunque fatto così con il roll-on da applicare. Così lo alterno all'altro che ho sempre di Balea, che vi ho fatto vedere in altri video. Poi ho preso dei dischettini maxi di cotone, che anche qui pagati pochissimo. Sono extra grandi, senza cloro, morbidi e resistenti, con lato liscio e lato strutturato, faccio così, 50. Poi ho preso questo spray termoprotettore sempre di Balea bifasico, che è praticamente un termoprotettore fino a 220 gradi, formula bifasica, quindi va miscelato, poi va spruzzato dalla radice alle punte prima del fond, dello styling. E poi mi sono accorta che ho sbagliato, perché in realtà volevo prendere uno shampoo, invece ho preso questo balsamo, che vabbè userò lo stesso, al melograno e per capelli colorati, dato che io ho un po' di colorazione alle punte, con vitamina B1 e provitamina B5. Ecco, questo è stato tutto il mio acquisti, ho pagato 14 euro mi pare, ho preso tutto quello che mi serviva a parte lo shampoo che dovrò comprare, anche se mi arrabbio un po' perché in realtà ero lì, sono andata apposta per prendere queste cose e ho sbagliato, non ho letto dietro. Poi si fa un po' confusione per quanto riguarda shampoo e balsami e Balea, perché leggendo qua davanti non si capisce niente perché è tedesco, bisogna sempre leggere dietro e mi sono dimenticata di leggere.
Comunque, a parte questo, adesso andiamo a pulire casa insieme e vediamo poi quanto viene lungo il video. Intanto vi consiglio assolutamente di provare comunque questi prodotti, davvero, che costano pochissimo e hanno una qualità ottima. Il supermercato si chiama così, DM, e io l'ho scoperto tramite una ragazza che seguo su YouTube, quindi ecco, anche a lei io ve lo consiglio. A dopo! Abbiamo pulito tutto, adesso inizio a farvi vedere la dispensa dove ce l'ho e poi la puliamo, la riorganizziamo insieme. Allora, ho in cucina questo cassettone che l'ho adibito a una mini dispensa, nel senso che tengo le cose a portata di mano come pasta, riso, formaggio grattugiato, cocco rapé
e comunque poche cose perché comunque poi ho questi contenitori in plastica perché, come vi dicevo, ho pochissimo spazio qua purtroppo in cucina. Se contate che comunque la cucina non dico che è piccolina, però in tutti questi spazi non mi ci sta la dispensa. Quindi ho dovuto per forza, adesso vi faccio vedere, inserirla in questo armadio del salone che per fortuna è grande, quindi ci sta tutto. Quindi ho questi pensili, ok, che si aprono così e ho messo tutto, ok? Questa è la mia mini dispensa. Come vi dissi già in un video, io non ho un granché, anche perché questi mobili, questi pensili, bisogna stare attenti che non si lasciano andare. Quindi comunque la mia dispensa è sempre pochina, ma mi va bene così. Quindi niente, ecco, ve l'ho voluta far vedere per farvi capire meglio. Andiamo a pulire insieme. Allora, adesso andiamo a togliere il contenuto che troviamo in questo cassettone. Come vi ho già detto prima, tengo solo le cose principali, quindi di solito riso, pasta, spaghetti, couscous e poi delle scatole, dei contenitori che mi servono per inserire o il cibo che faccio in più, oppure per portare la merenda al lavoro. Per ogni volta non andare in salone a prendere queste scatole, le lascio qua a portata di mano, anche se creano un po' di disordine, però è la soluzione più adatta a me. E ovviamente in ogni contenitore ho scritto al di sopra il contenuto. Quindi togliamo tutto. Sgrassatore, io in questo caso ho utilizzato questo Genio Più che ho preso da Penny, che è il simil Rio Melaceto, è buonissimo, ve lo consiglio, e inizio a pulire la pellicola in plastica che era contenuta all'interno del cassettone. Ovviamente questo lavoro io vi consiglio di farlo almeno una volta ogni 2 settimane, una volta al mese, perché comunque si crea all'interno sporcizia, è inevitabile. Ok, ora andiamo a spruzzare all'interno del cassettone. Anche qui oggi utilizzerò questo prodotto perché ultimamente mi sta lasciando il profumo in tutta la cucina, quindi mi piace particolarmente. A mio marito non piace perché sa proprio di aceto, quindi se non vi piace questa profumazione evitatela, però davvero sgrassa benissimo e lascia un profumo in tutta la cucina. Quindi andiamo a passare con un panno in microfibra bene bene anche attorno al cassetto, la base, tutto perfettamente. Ok, adesso riposiziono la pellicola e vado a reinserire all'interno tutti i contenitori dopo che gli ho dato una leggera spolverata. In questa occasione, di solito, se ho delle scorte, vado a riempire le scatole così da alleggerire un po' la dispensa. E se invece non le ho, come in questo caso ad esempio la pasta integrale, vado già a segnarmela sulla lista della spesa così almeno non rimango mai senza scorte. Vi consiglio di fare questo procedimento perché ho visto che facendo così non dimentico quasi mai nulla quando vado. Ecco, qui vedete come in questo caso vado a riempire, dato che ce l'ho, il riso basmati all'interno del contenitore, dato che era quasi vuoto. Allora, la parte qua in cucina è stata riorganizzata, quindi il cassettone è pulito e a posto. Passiamo adesso al salone, quindi vado a togliere tutto per poi pulire e qui ovviamente ho organizzato le cose con un criterio, quindi nel primo diciamo pensile ho messo tutte le scatole di latta, passate di pomodoro, albume, con queste alzatine di IKEA che vi consiglio assolutamente perché vedrete tutto molto meglio. Thank you.
dopo aver pulito anche le alzatine vado a reinserire tutto all'interno del pensile e in questo caso cerco sempre di rimuovere carte e cartoni in eccesso così da non creare volume, come in questo caso avevo due latte di tonno, le ho tolte dalla scatola e le ho inserite così. Un'altra cosa che faccio, come già vi ho detto prima, è scrivere sulla lista della spesa se qualcosa sta per finire e in più vado a mettere davanti le cose che scadono prima, così che mi saltano prima all'occhio e utilizzo prima quelle. Passiamo adesso all'altro pensile, quindi dove tengo pasta e riso di solito, anche cose in più, ad esempio questi contenitori in vetro dove non mi ci stanno in cucina, quindi rimuovo il tutto e poi vado a pulire per bene. Adesso all'altro pensile, qui invece tengo tutte le scorte di farina, di lievito, di zucchero a velo, proteine in polvere, scorte di tè. Rimuovo anche qui tutto. L'ultimo pensile invece è dove tengo invece tutte le cose un po' per la colazione, merendine, pavesini, fette biscottate, biscotti, quindi rimuovo anche qua. Sempre utile, intanto fatemi poi sapere qua nei commentini se volete che riorganizziamo insieme, non so, la parete attrezzata in salone piuttosto che la cucina o anche il bagno, perché comunque sono cose che io mensilmente faccio, quindi non mi costa nulla girarvi anche un video a riguardo. Intanto vi ringrazio per aver visto il video e noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Ciao!